Dopo Lanciano, sede storica per la meccatronica e Chieti per i corsi in informatica, l'ITS Academy di Lanciano apre due nuove sedi in Abruzzo, ad Avezzano e a Teramo. I nuovi corsi saranno dedicati alla meccatronica e all'automazione. A chiedercelo sono le aziende, dicono il presidente Paolo Raschiatore e il direttore Antonio Maffei. A Pescara, nella sede della Regione Abruzzo, che finanzia l'alta formazione degli istituti tecnici superiori abruzzesi. Presenti anche i vertici di Confindustria Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo, delle imprese partner e le dirigenti degli istituti scolastici che ospiteranno i corsi. La mission dell'ITS Academy di Lanciano è fornire personale adeguato e smart alle aziende del territorio, afferma il presidente Raschiatore. La cosa importante è che questa presenza territoriale nasce sollecitata dalle forze sociali del territorio, iniziando dalle aziende rappresentate ed organizzate dalle Confindustrie dei vari territori, collaboriamo con tutte le territoriali d'Abruzzo, i sindacati, le forze sociali, gli istituti tecnici, quindi una sinergia proprio con tutto il mondo produttivo e della formazione di tutta la nostra regione. Per iscriversi ai corsi, che sono gratuiti, c'è tempo fino al 30 settembre. Sabato 23 settembre a Lanciano si svolgerà l'Open Day per conoscere meglio l'offerta formativa, come spiega il direttore Maffei. Sì, organizzeremo l'Open Day sabato 23 settembre mattina presso la sede istituzionale dell'ITS a Lanciano, Corso Trento e Trieste. E sarà l'occasione per mettersi alla prova da parte dei ragazzi, quindi conoscere sia le proposte formative che mettiamo in campo quest'anno e sia anche conoscere i test di ingresso, quindi esercitarsi su quelle che saranno le domande scritte e la possibilità di fare dei colloqui con personale aziendale. La Regione Abruzzo sostiene gli ITS con strumenti finanziari come il Fondo Sociale Europeo, la direttrice del Dipartimento Lavoro, Renata Durante. È un dato a livello nazionale, ma anche in Abruzzo, che ben il 95% di neodiplomati all'interno di un anno dal proprio diploma di tecnico superiore riesce a collocarsi, e spesso proprio nelle aziende dove hanno svolto il proprio tirocinio. La forza infatti degli ITS è proprio quella di mettere in campo dei corsi di formazione che sono disegnati sulla base delle esigenze del mercato del lavoro. Sono le aziende che danno gli indirizzi e sono le aziende che forniscono il 60% del personale docente. Loro mettono a disposizione le aziende dove fare tirocinio, esperienza, imparare facendo, e questo è lo slogan che dà degli ottimi risultati, ed è per questo che vi dico: informatevi.